Amici e amiche di BPM Power, benvenuti in questo nuovo video. In attesa dei prossimi Ryzen Threadripper 5000 basati sull'architettura Zen 3, oggi diamo un'occhiata al modello della scorsa generazione, ovvero il Threadripper Pro 3955WX. Ma prima di incominciare, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare la campanellina per non perdervi nemmeno un video. L'avete fatto? Bene, detto questo, iniziamo. AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX è un processore desktop con 16 core, lanciato a luglio 2020. Fa parte della gamma Ryzen Threadripper e utilizza l'architettura Zen 2 con socket TR4. Grazie all'AMD Simultaneous Multithreading, il numero di core è effettivamente raddoppiato fino a 32 thread. Ryzen Threadripper Pro 3955WX ha 64 MB di cache L3 e funziona a 3,9 GHz per impostazione predefinita, ma può arrivare fino a 4,3 GHz a seconda del carico di lavoro. Questa CPU era prima disponibile solamente nelle workstation di Lenovo, ma finalmente di recente sono disponibili anche in formato retail. Si tratta di processori altamente performanti, dedicati sostanzialmente al mondo dei professionisti, non agli utenti più casual o ad esempio per i gamers. Comunque, con un TDP di 280 W, Ryzen Threadripper Pro 3955WX è estremamente assetato di energia, il che significa che avete bisogno di raffreddamento di primo ordine. Il processore AMD supporta la memoria DDR4 con un'interfaccia 8 canali. La velocità di memoria più alta ufficialmente supportata è 3200 MHz, ma con l'overclock e i moduli di memoria più giusti è possibile andare ancora più in alto. Per la comunicazione con gli altri componenti del nostro PC, il nostro Ryzen Threadripper Pro 3955WX utilizza la connessione PCI Express di quarta generazione. Questo processore non ha ovviamente una grafica integrata, quindi sarà necessario acquistarne una a parte. Potete trovare il processore AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e seguirci su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina, cercate di supportarci e non perdetevi neanche un nostro video. Ciao a tutti e alla prossima!